Grazie Paola. Come hai sottolineato tu, il rapporto è diretto e personale. E i medici sono anche delle persone e alle volte puoi trovare quello che non ti accoglie come donna, come uomo, e quindi si ferma a quella che è la sua professione. Però questo non vuol dire che è un problema di tutta l'ematologia, perché ripeto, nella stessa ematologia puoi trovare persone più disponibili. Io non voglio fare l'avvocato difensore, ma anche a me, quando mi disse in modo, per telefono me lo dissero a me, lei ha una diagnosi confermata di mieloide cronica, era giusto? È successo così, e altri non l'avrebbero fatto. Come ti dicono, hai 3-5 anni di vita, o fai il trapianto o non c'è altro. Era così all'epoca, eravamo gli zombie che giravamo negli ospedali malati di mieloide cronica, perché eravamo destinati a morire. Oggi la situazione è cambiata e ripeto, quello che hai detto io lo condivido totalmente, il rapporto deve essere fiduciario, quindi se non ci si trova bene è giusto pensare di trovare un medico, non che ci dica quello che ci piace sentire, perché alle volte a noi piace sentire delle cose e non altre, ma è il medico che ci accoglie, con cui riusciamo ad avere un dialogo, con cui riusciamo ad avere un rapporto. È proprio così. L'empatia è qualcosa che c'è o non c'è, ma questo è qualcosa di umano, quindi e anche quello che hai detto adesso, non sempre il paziente vuole sentirsi dire quello che gli diciamo. A noi è successo la stessa cosa, abbiamo detto a un ragazzo che avrebbe dovuto trapiantarsi perché comunque non stava andando bene e ha cambiato centro. Purtroppo non sempre funziona, diciamo, il legame non sempre funziona, va cercato con grande pazienza da entrambe le parti e dedizione da entrambe le parti, però non sempre succede, è qualcosa di umano questo. È umano, è l'uomo. L'importante è che uno poi trovi una soluzione. Ecco, alla fine noi diciamo, se uno è contento, ha trovato una soluzione, va bene così. L'importante è quello, hai cambiato anche vita, quindi è una malattia che ti ha fatto anche cambiare tutto, quindi è bene. Allora, c'è qualche altra domanda? Scusa, volevo aggiungere soltanto una cosa. Il rapporto personale, tra l'altro qui c'è anche un aspetto significativo che riguarderebbe, come dire, i ruoli anche nostri nell'ambito della capacità di comunicazione, della capacità verbale, di interazione con i pazienti, e forse, come dire, noi per primi dovremmo metterci in discussione su questo. Non possono però prescindere da un aspetto. È vero che i pazienti sviluppano un rapporto diretto con un medico, ma dovete considerare che quel rapporto è in realtà il rapporto con un team, con un gruppo, con una struttura. Non focalizzatevi esclusivamente sulla positività del rapporto. Con lui mi ci trovo benissimo, se non c'è lui non posso far nulla, o il contrario. Voi interagite e noi interagiamo come squadra. Si può fare il tifo per una squadra, si può smettere di fare il tifo per quella squadra, ma è all'interno di quel sistema che si garantiscono le risposte efficaci. Perché l'eccesso di personalizzazione a volte diventa un problema per l'organizzazione della struttura, ma anche per l'efficienza del sistema, che deve essere invece efficace, efficiente, 365 giorni l'anno, per tutti gli anni per i quali avremo la necessità, il desiderio e a volte anche il piacere di, come dire, percorrere un pezzo di strada assieme.